Buongiorno, siamo a Milano, siamo in Largo Cairoli davanti al Castello Sforzesco, come vedete, e siamo qua a Milano in realtà in un'idea, in una mobilitazione nazionale, una mobilitazione nazionale che coinvolge oggi 11 città. Per che cosa ci mobilitiamo, per che cosa più Europa è mobilitata oggi? Per chiedere il MES. È una qualcosa di ormai possiamo considerarlo scontato come richiesta per più Europa, e fin da aprile, cioè da quando questa linea di credito speciale per l'Italia disponibile, per l'Italia e per gli altri paesi dell'Europa, è appunto disponibile, che più Europa si muove per chiedere quello che è logico chiedere, il MES, il meccanismo di, europeo di stabilità, permette di avere dei soldi in prestito, circa 36 miliardi, pensate 36 miliardi, a interessi zero. Mentre noi come paese non chiediamo il MES, non chiediamo un prestito di interessi zero che ci comporterebbe un risparmio di quasi o fino a 500, pensate, milioni all'anno di risparmio, 10 volte per intenderci quello che si è risparmiato con il taglio dei parlamentari, con l'improvvido taglio dei parlamentari, mentre noi siamo in Italia in questa situazione, è ripresa la pandemia, è ripartita l'ondata, la nuova ondata di contagio, i nostri ospedali, le nostre scuole non sono pronte. Non sono pronte perché ci sono file per gli esami, perché ci sono i malati cronici che aspettano ore nei pronto soccorsi, perché gli ambulatori sono fermi. Non abbiamo abbastanza posti ancora nelle terapie, nelle strutture ospedaliere che affrontano le terapie intensive, quindi la grande questione dei malati Covid. Non siamo pronti e non abbiamo da aprile preso il MES. Questo perché? Perché viviamo ostaggi, questo governo vive ostaggio del populismo antieuropeo del Movimento 5 Stelle, che blocca ogni iniziativa di questo governo. Abbiamo il Partito Democratico, abbiamo Italia Viva che chiedono l'utilizzo del MES, sono al governo, lo chiedono, lo invocano, lo chiedono ai loro alleati, non lo chiedono all'Europa, e la situazione è questa. Non siamo qua solo per chiedere il MES, per chiedere quindi questo risparmio e per chiedere di essere più pronti nell'affrontare l'emergenza sanitaria, ma anche perché più Europa ha un'altra proposta. Più Europa crede che debba essere data la competenza del governo delle emergenze sanitarie dai Paesi membri all'Unione Europea. L'Unione Europea deve realizzare un vero e proprio comparto sanitario autonomo, con un proprio budget, non vincolato alle decisioni dei singoli stati, quindi un comparto federale che si possa mobilitare in caso di emergenze sanitarie transnazionali. Quindi un comparto sanitario, una struttura di pronto intervento, di regia, di intervento di carattere sanitario coordinato in tutti i paesi europei, in modo tale che l'Europa si muova ordinatamente e insieme, unita, per affrontare in futuro, e sia pronta per affrontare in futuro queste emergenze sanitarie. Quindi MES, soldi subito prestati ad interessi zero per affrontare la nuova ondata di Covid, e all'Europa il governo delle emergenze sanitarie, in modo tale che possa esserci un'azione comune e coordinata. Qua con me abbiamo il coordinatore del gruppo di Milano, Stefano Leanza, c'è anche il presidente del gruppo di Milano di Più Europa, Paolo Costanzo, e a loro do la parola. Qui in Largo Cairoli abbiamo fino ad ora reso disponibili dei volantini che informano i cittadini del perché non c'è alcuna ragione sensata per rinunciare al MES. Stefano Leanza. Il nostro partito è stato fra i primi, proprio nell'ultima primavera, a chiedere che il nostro governo e il nostro paese accedessero al MES, che continua a presentarsi come un convitato di pietra nella discussione. Nonostante gli sforzi di grande parte delle forze politiche, anche molto potenti in questo momento, il Movimento 5 Stelle in primis, che ha parlato del MES come il passato, dando ulteriore prova una volta di più di una motivazione del tutto illogica
per non affrontare quella che era la discussione del MES, sta confermando una prospettiva di ottusità sovranista, basata fondamentalmente sull'ideologia, basata solamente sull'incapacità di affrontare la realtà per quella che è. Il MES è non solo utile, è profondamente necessario, sarebbe stato straordinariamente utile soprattutto se adottato all'inizio, ci avrebbe consentito un risparmio sugli interessi di 500 milioni l'anno. Emma Bonino ha spiegato più volte quanto queste risorse siano estremamente necessarie. L'unica condizionalità del MES, che viene visto come una sorta di ricatto che poi ci costringerebbe a una sorta di schiavitù con altre forze europee, consiste nella condizionalità più necessaria, cioè proprio l'utilizzo per la sanità e per la scuola, proprio legata all'emergenza pandemica. È quindi una condizionalità che non ci costringe in nessun modo e rappresenta tutt'altro che un ostacolo a un'utile spesa di questi soldi. Ricordiamoci, sono fino a 36 miliardi, sarebbe stato fondamentale accedervi subito, siamo già in ritardo, come dice la nostra mobilitazione, ce lo chiede la sanità, ce lo chiede l'istruzione, ha poco senso appellarsi a orgoglio nazionale deleterio ed autodistruttivo. Grazie Stefano. Il presidente del gruppo di Milano, Paolo Foscaro. Io cerco spesso di mi chiedo spesso come mai questa ostilità al MES. Sarà che l'acronimo non piace, ma credo che laddove si tratti di dare mancette e quindi accontentare una certa base elettorale, i 5 Stelle sono molto bravi a farlo. Quando invece si tratta di pianificare qualcosa, avendo scarse capacità e una scarsa qualità, hanno gravi difficoltà. Col MES avremmo potuto meglio organizzare il rientro scolastico, avremmo potuto meglio organizzare la sanità in vista della seconda ondata che era prevista da tutti e che tutti sapevamo che sarebbe arrivata. È arrivata adesso, non siamo pronti. Non siamo pronti con la scuola, non siamo stati pronti con le strutture sanitarie, con quelle risorse, avevamo risorse a costo molto inferiore rispetto a quello dei titoli pubblici, con quelle risorse avremmo potuto sostanzialmente organizzare meglio le scuole e meglio le strutture ospedaliere. Nelle scuole avremmo potuto pensare anche a medici che in qualche modo e seguissero direttamente le scuole, quindi evitassero certe discussioni sulla temperatura misurata a casa o misurata direttamente a scuola, discussioni inutili. Hanno voluto organizzare meglio la diagnosi precoce del Covid-19, perché hanno voluto fare molte cose migliori rispetto a quelle che sono state fatte, anzi rispetto a quello che non è stato fatto. Probabilmente questo attesta che quando si tratta di pianificare, organizzare, mettere capacità, il Movimento 5 Stelle non è in grado di farlo, per cui ha dimostrato per l'ennesima volta la sua inadeguatezza. Ecco, forse bisogna anche ricordare che questo è il governo che ha appena chiesto uno scostamento di bilancio di 24 miliardi. L'ha chiesto appellandosi al senso di responsabilità, cioè lo stesso governo che non vuole il MES a interessi zero chiede uno scostamento di bilancio di 24 miliardi a interessi evidentemente, seppur bassi, ben più alti e ben più costosi rispetto a, eventualmente all'utilizzo del MES. È un governo che ancora una volta è sotto l'influenza, lo scacco dei populisti, quanto e come il governo precedente Conte 1. Bisogna anche ricordare che questo governo nella nota di aggiornamento del DEF ha previsto, pensate, un aumento per le spese sanitarie per il 2021, anno dove evidentemente l'emergenza sanitaria della pandemia ci costringerà a essere sempre più pronti. Bene, per il 2021 ha previsto questo governo un aumento di 1,2 miliardi di spese per la sanità, cioè lo stesso aumento che tutti i governi precedenti più o meno hanno richiesto rispetto all'anno precedente, senza tenere in alcun modo conto che andiamo di fronte a e ci avviciniamo a un 2021 che sarà, come è evidente da questa seconda ondata, sempre più difficile affrontare
nelle scuole, negli ospedali, nei luoghi di lavoro. Bene, nonostante questo, noi abbiamo scelto di non risparmiare e abbiamo scelto di fare debito, l'avremmo fatto comunque, ma spendendo molti più soldi e facendone ancora di più rispetto a quello che avremmo fatto fin da aprile, potendo prendere il MES e soprattutto essendo oggi molto più pronti ad affrontare la nuova ondata di contagio in corso. Quindi vi salutiamo qua da Milano, ribadendo quelle che sono le due richieste: utilizziamo il MES, lo possiamo utilizzare fino alla fine del 2022, ma utilizziamolo più presto possibile. Abbiamo già perso troppo tempo, dobbiamo affrontare con tutti quelli che sono gli strumenti utili la seconda ondata di contagio in corso e cediamo noi, Stati membri dell'Unione Europea, all'Unione Europea il governo delle emergenze sanitarie. Deve essere una competenza europea, l'Europa può portare a muovere tutti i Paesi membri insieme, producendo insieme tutti quelli che sono gli strumenti utili ad affrontare una epidemia, mettendo i dati in comune, raccogliendoli insieme, organizzando e assumendo e preparando, formando gli operatori sanitari insieme. Serve un'Europa coordinata, serve ancora una volta anche per la nostra salute più Europa.